timpano primo e poi il timpano secondo in questa prima battuta, nella seconda, quando c'è trrr, tan, pam, pam, che sia molto preciso il secondo quarto, perché quello determina poi il tempo per il tam tam dopo. Possibile una volta ottoni e percussioni anche col colpo di piatti. Yappa, boom, tan, tan. 3 e 4. Questo programma ha una matrice centroeuropea. Wagner, esponente della scuola tedesca, grande operista, spesse volte accostato a Verdi, quasi in antagonismo, e Dvorak, un compositore della cecoslovacco, con questi influssi slavi nel suo modo di scrivere, però con un modo di strutturare la composizione musicale assolutamente legata alla tradizione tedesca. La marcia funebre sulla morte di Siegfriedo è un po' il centro di tutta la tetralogia. La tetralogia è una serie di quattro opere scritte da Wagner, chiamate L'anello del Nibelungo. Quando Siegfriedo muore, Wagner scrive questa marcia funebre, che ha una potenza di concezione musicale e una profondità proprio emotiva di concezione e una strumentazione così efficace che veramente toglie il fiato. Se abbiamo nel piano. Il preludio dei maestri cantori di Wagner è un pezzo musicale straordinario. Prima di tutto è il pezzo più contrapuntistico che esista. È come se in metropolitana o sull'autobus noi fossimo testimoni di otto persone che parlano in maniera con diverse argomentazioni, a coppie diverse, però avessimo la capacità di percepire assolutamente in maniera precisa quello che tutte queste persone si dicono e riuscire a essere testimone di 4-5 discorsi che procedono contemporaneamente. I Maestri Cantori è il tipico pezzo, anche scritto nei testi di storia della musica, dove questo artificio contrapuntistico raggiunge probabilmente il suo apice. Chiamare questa sinfonia la pastorale di Dvorak mi trovo assolutamente d'accordo, senza però dimenticare che anche in natura ci sono dei momenti drammatici. Quando assistiamo a un concerto, siamo sempre sorpresi dall'armonia della musica, dalla bellezza della musica, ma soprattutto come tante persone, appunto i componenti dell'orchestra,
uniscono le loro professionalità, le loro bravure, le loro capacità, i suoni dei singoli strumenti per rendere appunto armonica un'opera. Credo che anche all'interno di Opera San Francesco c'è un'armonia che si pone soprattutto al servizio dei poveri. Io credo che il nostro biglietto da visita, la nostra carta d'identità è la fila di poveri che fuori dalla mensa o dei servizi di docce e guardaroba o dell'ambulatorio medico ogni giorno sono appunto visibili.